Sì, è pure questo. C'è bisogno di luce. Thank you.
siano dato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Gran Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Gran Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli anni. Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Oggi è il primo venerdì del mese e desideriamo con spirito di amore e di riparazione trascorrere un po' di tempo davanti a Gesù e Eucaristia per adorarlo, riconoscere che Lui è il nostro Signore, per benedirlo per quanto amore ha verso di noi, per ringraziarlo perché ci ha riempito e ci riempie dei Suoi beni, del suo perdono, della sua luce, della sua grazia, per implorare la sua misericordia su di noi, sui nostri cari, sulla nostra comunità parrocchiale, sulla Chiesa, sul mondo intero, sulla povera famiglia umana toccata da questa brutta malattia. Vogliamo chiedere al Signore che voglia toccare i nostri cuori perché possano essere ardenti di amore e possono aprirsi all'amore dei fratelli. Desideriamo implorare la sua misericordia perché voglia effondere su di noi il suo spirito, spirito di amore, spirito di verità, che ci faccia amare il Padre e ci renda docili all'influsso di questo spirito che ci conduce a vivere come Gesù, a imitare Gesù, ad essere sue presenze in questo povero mondo. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Gran Sacramento. Iniziamo con il metterci con umiltà davanti a Lui, deponendo ai Suoi piedi la nostra vita, la nostra anima, portando a Lui il desiderio che abbiamo di conoscerlo, di amarlo, di servirlo e portando anche davanti a Lui quelle persone che noi conosciamo che hanno maggiormente bisogno di luce, di conversione, di grazia, di perdono. Ti adoro ogni momento, o vivo pan de te, gran sacramento, o vivo pan de te, gran sacramento. Ti adoro. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Benedetto il Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Inizia il mese di maggio, nel quale onoriamo in modo particolare Maria Santissima, ed è il primo maggio, onoriamo San Giuseppe Lavoratore, chiediamo che anche loro siano con noi per adorare Gesù, Maria e Giuseppe. Evochiamo tutti gli angeli del paradiso, i santi, i beati, che sono in adorazione costante, perenne, davanti alla Maestà di Dio, con noi per lodare, per benedire, per ringraziare il Signore Gesù, il centro della nostra vita, il centro della Chiesa, il cuore del mondo. La nostra preghiera è risposta alla parola di Dio. Leggeremo domenica prossima il Vangelo di Giovanni, al capitolo 10. Vogliamo meditare un po' adorando il Signore Gesù. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù
disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù, tu sei il pastore, tu ci chiami per nome, perché ci conosci, perché ci ami, e ci ami così come siamo, con la nostra storia, con i nostri limiti, con le nostre debolezze, le nostre ferite spirituali, fisiche. Tu ci conosci, tu ci ami, Signore, e ci chiami per nome. Grazie, Gesù, di questo rapporto personale che hai con ciascuno di noi, come se fossimo gli unici a bordo, l'unica pecora. Ci chiami, Gesù, a uscire dal recinto, dal recinto delle nostre paure, dal recinto delle nostre sicurezze. Ci chiami, Gesù, a uscire dal buco dei nostri peccati per seguire te, che cammini davanti a noi. E ci chiami per nome perché tutti possiamo seguire, Gesù, sulle strade del Vangelo, che possiamo avere fiducia in te, Signore. Tu ci conduci sui pascoli verdeggianti, tu ci porti alle acque tranquille, tu ci nutri della tua parola, Gesù, ci nutri della tua grazia, ci nutri di quel pane che ci comunica la tua stessa vita. Tu ci comunichi il tuo perdono che ci ristabilisce nella tua amicizia, nell'intimità con il Padre. Tu ci doni il tuo Spirito, Gesù, perché noi possiamo essere guidati da te, possiamo credere in te, amare in te, sperare in te e per tuo amore entrare in fraternità con tutti. Gesù, vogliamo seguirti, vogliamo camminare sulle tue orme, vogliamo diventare
mattina. Sì, Signore, senza di te, dove andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Ti benediciamo, ti lodiamo, ti adoriamo, ti ringraziamo, Signore. Che illumina il mio cammino, il nostro cammino, Signore. Senza di te, Signore, vivremo nelle tenebre. E noi vogliamo vivere nella luce, Signore, nella tua luce, la luce che porta pace, gioia. Grazie, Signore Gesù, grazie. Grazie, Signore Gesù. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, ci dice Gesù. La tua vita, Gesù, la vita divina, la vita della gloria, la vita dell'amore, la vita della verità. Tu sei la vita, Signore, lo hai detto. Io sono la via, la verità e la vita. Tu sei venuto per darci la tua vita, per renderci partecipi della tua gloria, della tua divinità, del tuo amore, della tua verità, Signore. Questa vita divina, soprannaturale, che hai infuso in noi attraverso lo Spirito Santo nel giorno del battesimo. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Vivi in noi, Gesù. Prega in noi, Gesù. Ama in noi, Gesù, opera in noi, Gesù, fa che la nostra vita sia un prolungamento della tua. Noi, cristiani, vogliamo essere come te, Gesù Cristo, come te, innamorati del Padre, a servizio dei fratelli, con il desiderio solo di compiere la volontà del Padre e di amare i fratelli per liberarli dal peccato e rendere figli di Dio. Donaci la tua vita, Signore Gesù, donacela in abbondanza attraverso i sacramenti e in modo particolare nell'Eucaristia. Fa, Signore Gesù, che presto ci sia possibile di nutrirci dell'Eucaristia. E fa, Signore, che apprezziamo questo dono della comunione, fatta non per abitudine, per consuetudine, addirittura con superficialità, ma fatta con amore, Gesù, per lasciarci invadere della tua presenza, trasformare della sua presenza.
essere in comunione con te e diventare una cosa sola con te, per spendere la nostra vita come hai fatto tu, Gesù. Aiutaci, Signore, a capire, a credere e a vivere questo grande dono di amore che tu ci hai fatto per comunicarci la tua vita, per farcela crescere, perché in noi la tua presenza invada pensieri, sentimenti, parole, affetti, azioni, e tutta la nostra vita sia la tua vita. Noi crediamo in te, o Signore, noi speriamo in te, o Signore, noi amiamo te, o Signore, tu per sempre sei Signore. Sì, Signore, noi crediamo in te, crediamo che sei qui, presente in mezzo a noi e vivo, tu che sei il re del re, tu che sei tutto per noi, Signore, tu sei l'amore infinito, la bontà infinita. Grazie, Signore Gesù.
manifestano la tua presenza, cuore a cuore. Sì, Signore, ti voglio presentare tutti gli ammalati che sono in ospedale, ti voglio presentare tutti i medici, i paramedici, tutte le persone che si danno da fare in questo periodo di pandemia. Signore Gesù, aiutali, confortali. Signore Gesù, ti presenti tutte quelle famiglie che sono chiuse dentro le case, che soffrono. Signore, dagli pace. Dona pace, solo la tua pace, Signore, perché possano riprendersi al più presto possibile, Signore, da questa pandemia. Signore, tu conosci tutto. Noi ti presentiamo tutto, Signore. Grazie, Signore Gesù. Voglio presentare anche tutti i sacerdoti, Signore, che in questo periodo sono dati da fare come hanno potuto. Signore, assistili e aiutali. Grazie, Signore Gesù.
Invochiamo la Divina Misericordia su questo povero mondo peccatore che ha bisogno di essere lavato dal sangue prezioso di Cristo. È Gesù che intercede per noi, Gesù che presenta le sue bianche al Padre e invoca la misericordia per noi. Presentiamo la sofferenza, la croce di Gesù al Padre, perché il Padre, guardando l'amore del Figlio, possa usare misericordia verso questo povero marito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'inferno, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra del Padre, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per l'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia.
misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. L'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua
misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Sangue d'acqua, ricordati dal costato aperto di Cristo, e riscolte dei nostri peccati, noi confidiamo in te. Pace con il tuo cuore.
sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Di un amore misericordioso,
di un amore inalterabile. Tu ci ami così come siamo, Signore. Noi crediamo che tu ci ami, Signore. Oh, adoramus te, Domine. Tu sei il Maestro, Gesù, che ci comunichi le parole di vita eterna. Da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu ci parli del Padre, del suo amore misericordioso ed eterno. Tu ci fai conoscere l'amore dello Spirito Santo. Tu ti riveli come Figlio eterno del Padre, venuto sulla terra per darci il perdono, la grazia, la vita. Noi ti adoriamo, Gesù, noi ti benediciamo, noi ti ringraziamo, Signore Gesù. Oh, adoramus te, Domine. Chiesa sulla terra, la Chiesa pellegrina, innalza le sue lodi alla Santissima Trinità ogni giorno attraverso i suoi figli nella preghiera liturgica ed è la Santa Messa, l'Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana, ma è altresì come la liturgia delle lodi al mattino, alla sera, dei vespri, dove è la Chiesa, il corpo mistico di Cristo, che loda il Padre che sta nel cielo e prega in unione con Gesù, che è capo di questo corpo, animato dallo Spirito, per cui è la preghiera più preziosa che può essere innalzata al cielo, perché è preghiera della Chiesa, quindi di Cristo e delle sue membre. È preghiera impastata di salmi che sono la maniera con cui Dio vuole essere lodato da noi, preghiera ispirata, di lodi, di benedizioni. Oh, come bella questa preghiera!
com'è preziosa questa preghiera. È la preghiera che da 2000 anni la Chiesa innalza in cielo. È la preghiera che faceva Gesù, che ha fatto Maria, che ha fatto San Giuseppe, che hanno fatto i santi, tutti i beati. È la preghiera con la quale la Chiesa loda la Santissima Trinità, la benedice, la implora, la ringrazia, la loda. Vogliamo anche noi questa sera unirci a questa preghiera, la preghiera dei Vespri della terza settimana del Salterio. Chi ha la possibilità scelga un libretto, è possibile anche sullo smartphone ricercare Chiesa Cattolica, preghiera liturgica, terza settimana i Vespri, così possiamo unirci in questa lode, sapendo che non siamo soli. C'è tutta la Chiesa, milioni di anime che questa sera lodano il Signore, benedicono il Signore, siamo in buona compagnia. Ma quando preghiamo noi Chiesa Pellegrina, dobbiamo sapere anche che ci uniamo alla Chiesa del Cielo, alla Chiesa che gloria e glorificata e rende gloria al Padre, e ci uniamo anche alla Chiesa in Purgatorio che attende l'aiuto per essere purificata e partecipare alla Chiesa della Gloria. Allora ci uniamo a questa preghiera. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Gesù Redentore, immagine del Padre, luce d'eterna luce, accogli il nostro canto. Per radunare i popoli nel patto dell'amore, distendi le tue braccia sul legno della croce. Dal tuo fianco squarciato e fondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Io sono il Signore che ti salva, io il tuo Redentore, alleluia. Lodate il nome del Signore, lodatelo sempre del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono, cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti. Egli percorse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame, mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande il Signore nostro Dio, sopra tutti gli dèi. Io sono il Signore che ti salva, io il tuo Redentore. Alleluia. Benedetto il regno che viene, benedetto il figlio di Davide, alleluia.
Signore, il tuo nome per sempre. Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. Il Signore guida il suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi. Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, non c'è respiro nella loro bocca. Sia come loro che li fabbrica, e chiunque in essi confida. Benedici il Signore, casa di Israele, benedici il Signore, casa di Aronne, benedici il Signore, casa di Levi, poiché temete il Signore, benedite il Signore. Da Sion sia benedetto il Signore, che abita in Gerusalemme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il regno che viene, benedetto il figlio di Davide, alleluia. Cantiamo il Signore, è veramente glorioso, alleluia. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà, o Signore, tu solo sei santo. Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli, considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue. Cristo ci ama, ci ha liberati col suo sangue. Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio. E ci ha liberati con il suo sangue. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue. Il Signore ha soccorso i tuoi figli ricordando il suo amore. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il mio onnipotente, e santo è il suo nome.
sopra il livello temono. Ha spiegato la valenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha riformato di regni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha soccorso i suoi figli, ricordando il suo amore. Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione. Adoriamo il nostro Salvatore e con umile fiducia invochiamolo. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. Esaudisci, Signore, le nostre suppliche e cancella le nostre colpe. Donaci il perdono e la pace. Tu che per bocca dell'Apostolo hai detto: dove ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la grazia. Lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente della tua bontà. Abbiamo molto peccato, Signore, ma confessiamo la tua misericordia senza limiti. Convertici e la nostra vita sarà trasformata. Preserva il tuo popolo dall'infedeltà all'alleanza, perché goda sempre il favore della tua amicizia. Hai aperto il paradiso al ladrone pentito. Accogli nella tua casa i nostri fratelli defunti. Queste preghiere sono di intercessione. Adesso vogliamo integrare questa preghiera di intercessione con le nostre intercessioni personali. Signore, ti preghiamo per tutti i nostri fratelli che hanno difficoltà a credere, si sono allontanati da te, non trovano più il gusto della preghiera, non sanno la preziosità della Santa Messa, non conoscono il tesoro della riconciliazione, della confessione che ci porta alla pace. Signore, abbi pietà di loro. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Ti supplichiamo, Signore, per tutte le famiglie che hanno avuto dei malati in casa, anche di questa brutta malattia, che hanno sofferto e che soffrono ancora perché non sono stati ancora liberati. Confortali, Signore, guarda questi malati, ridona loro salute e pace perché possano renderti grazie e vivere una vita nuova sotto il tuo sguardo e nel tuo amore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Signore Gesù, ti supplichiamo per le famiglie che sono in difficoltà economiche, che hanno perso il lavoro e sono in difficoltà per poter nutrire i propri figlioli. Per queste famiglie, Signore, provvedi attraverso la carità dei fratelli perché possano sentire che tu sei provvidenza infinita. Signore, pietà.
Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Signore, ti supplichiamo per quei familiari, amici, parenti che noi conosciamo, che ci sono pur cari, ma che hanno perso la fede o sono alla ricerca, comunque non vivono in pienezza il loro battesimo. Illuminali, Signore, convertili, portali a te, riconciliali con te, Signore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Ed ora ciascuno di noi, nell'intimità del cuore, esponga la sua intercessione, la sua preghiera a Gesù, invocando il suo amore, la sua misericordia, la sua grazia. Mettiamo nel cuore di Gesù tutte le nostre intenzioni, tutte le nostre invocazioni e Gesù le presenterà al Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, che ci hai donato il tuo unico Figlio come prezzo della nostra salvezza, fa che, vivendo in comunione con le sue sofferenze, partecipiamo un giorno alla gloria della sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.
noi vediamo l'ostia bianca, è il segno, è il sacramento della presenza viva di Gesù risorto. Quel Gesù generato da Maria nel suo corpo fisico, quel Gesù inchiodato alla croce, quel Gesù che camminava per le strade della Palestina, che ha camminato sulle acque, quel Gesù che ha spezzato il pane e che nell'ultima cena ci è dato a noi, è quel Gesù che è morto sulla croce, inchiodato, seppellito, risuscitato, risorto, non rianimato con il corpo di prima, ma con un corpo glorioso, divinizzato, glorificato, spiritualizzato, ma il corpo vero di Gesù, quello che viene nel nostro cuore quando facciamo la comunione, quello che è qui presente dinanzi a noi e che noi adoriamo con tutto il cuore, è il Signore Gesù risorto. Noi crediamo che la Pasqua è il centro, il fondamento della nostra fede. Se Cristo non fosse risorto, vana, inutile sarebbe la nostra fede, sarebbe inconsistente, crederemo dei fantasmi, ma Gesù è risorto, quindi è vero, è vivo, è vero, qui presente in mezzo a noi. Noi crediamo in te, Signore, noi ti benediciamo, noi ti adoriamo, Signore, e siamo contenti di metterci dinanzi a te in adorazione amorosa, nel riconoscerci tuoi discepoli, tue pecore che tu conosci per nome, che tu chiami, che tu ami, che tu vuoi che ti seguiamo, Signore Gesù. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore Gesù. Nei cieli un grido di suono. Alleluia, alleluia,
dedicato al culto del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ecco quel cuore che tanto amato gli uomini e che non riceve che ingratitudine, insulti, oltraggi, sacrilegi. Così si è lamentato Gesù quando apparve a Santa Caterina da Bourette, quando appunto le disse: almeno tu amami, ripara queste offese. Noi vogliamo riparare queste offese rese alla divinità. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, maestà infinita, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, Tempio Santo di Dio, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, Tabernacolo dell'Altissimo, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, fornace ardente di amore, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori di sapienza e di scienza, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza divina, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, paziente e misericordioso, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù,
prima per i peccatori. Abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te. Abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, speranza di chi muore. Abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Cuor di Gesù, che bruci di amore per noi, infiamma il cuore nostro d'amore per te. Amen. Dolce cuor del mio Gesù, quando ti ami sempre più, dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Jesus.
Anima di Cristo, santifica. Anima di Cristo, santificaci. Corpo di Cristo, salvaci. Corpo di Cristo, salvaci. Sangue di Cristo, inebriaci. Sangue di Cristo, inebriaci. Acqua del costato di Cristo, lavaci. Acqua del costato di Cristo, lavaci. Passione di Cristo, confortaci. Passione di Cristo, confortaci. O buon Gesù, esaudiscici. O buon Gesù, esaudiscici. Dentro le tue piaghe, nascondici. Dentro le tue piaghe, nascondici. Non permettere che io mi separi da te. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendici. Dal nemico maligno, difendici. Nell'ora della mia morte, chiamami. Nell'ora della mia morte, chiamami. E fa che io venga a te. Fa che io venga a te. Per lodarti con i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amen. Per lodarti con i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro della sapienza. La prova della morte colpì anche i giusti, e nel deserto ci fu strage di molti, ma l'ira non durò lungo, perché un uomo incensurabile si affrettò a difendere, prese le armi del suo ministero, la preghiera e il sacrificio espiatorio dell'incenso. Si oppose alla collera mostrando che era tuo servitore. Egli superò l'ira divina non con la forza del corpo, né con l'efficienza delle armi, ma con la parola da colui che castigava, ricordandogli i giuramenti e le alleanze dei padri. I morti erano caduti a mucchi, gli uni sugli altri, quando egli, ergendosi in mezzo, arrestò l'ira e le tagliò la strada che conduceva verso i viventi. Sulla sua veste lunga fino ai piedi vi era tutto il mondo, i nomi gloriosi dei padri intagliati sui quattro ordini di pietre preziose e la tua maestà sulla corona della sua testa. Di fronte questo lo sterminatore indietreggiò. Ebbe paura, poiché un solo salto della collera non bastava. Thank you.
ci ha invitato a recitarlo ogni giorno, unendoci appunto alle intenzioni che il Papa ha per il bene del mondo, e vogliamo adesso onorare Maria e con lei adorare Gesù. Il Santo Padre Giovanni Paolo II diceva che quando recitiamo il Rosario noi contempliamo Gesù con gli occhi di Maria, preghiamo Gesù con la bocca di Maria, noi diciamo Ave Maria e Maria adora, gloria il suo figlio Gesù. È una preghiera mariana, ma diventa anche una preghiera biblica, una preghiera anche di adorazione, di implorazione. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù di Santa Fede di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento. Contempliamo nel primo mistero del dolore l'agonia di Gesù nell'opera di Ulivi. Gesù, piegando i ginocchi, pregava: Padre, sia fatta la tua volontà. Gesù in ginocchio prega perché il Padre Celeste lo aiuti a compiere la sua volontà d'amore per la salvezza di tutti gli uomini. Chiediamo anche per noi la forza di fare la volontà di Dio anche quando ci costa, quando c'è il sacrificio, quando c'è la croce da portare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Signore, per la nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù di San Giuseppe di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù, nel Santissimo Divinissimo Gran Sacramento. Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù flagellato alla corona. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Gesù viene flagellato. Ad ogni colpo di flagello il suo corpo trasale in un soprassalto di dolore. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio, che l'hanno Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di San Giuseppe di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. I soldati spogliarono Gesù e intrecciata una corona di spine gliela pose sul capo. A Gesù viene posta la corona di spine sul capo. Egli è il nostro re, re di amore e di pace, che regna dando la propria vita per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra di noi, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito
sempre insieme. Il Santissimo nome di Gesù, di San Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gesù, nel Santissimo e Divinissimo grazie sacramento. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù sale al Calvario portando la croce. Preso dunque Gesù, che portando la propria croce uscì dalla città per andare verso il Golgota, dove lo crocifisse. Gesù sale il Monte Calvario, carico della croce, su cui sarà crocifisso. Egli toglie il peccato e il male del mondo, portandolo su di sé. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di San Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose
sia lodato e ringraziato ogni momento, Santissimo e Divinissimo, grazie per l'amore. Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù che muore in croce per noi. Presso la croce stava la madre di Gesù. Gesù gettò un forte grido, chinato il capo e fuse lo spirito. Gesù ci ha amato fino all'estremo, fino a morire per noi. Prima di morire ci ha donato alla sua mamma, che rimane accanto a noi e ci guida al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il
Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre misericordie, vita dolce. Prega per noi, porta nel cielo, prega per noi.
prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Gli occhi di tutti ricercano il tuo volto.
tua benedica il suo nome. Ti esalto, Dio mio Re, canterò. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Cristo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Gran Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Tommaso ha avuto difficoltà a credere. Gesù è stato accondiscendente. L'ho aspettato 8 giorni dopo, si è mostrato, ha fatto toccare le sue piaghe e Tommaso in ginocchio ha fatto una grande professione di fede. Signore mio e Dio mio, è la stessa professione di fede che vogliamo fare noi guardando per questa bianca, che è un segno sacramentale della presenza viva di Gesù risorto, glorioso. Signore mio e Dio mio. Signore mio e Dio mio. Signore mio e Dio mio. Signore, io credo, aumenta la mia fede. Signore, io credo, ma aumenta la mia fede, Signore. Perdona le nostre colpe, la nostra trascuratezza. Tu sei colui che è il vero momento, Signore. Ci disponiamo a ricevere la benedizione di Gesù sacramentale.
veneriamo, Signore Gesù Cristo, che insieme al sacramento dell'Eucaristia ci ha lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adorando questo sacramento otteniamo il perdono e la grazia per la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto in nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi, faremo la pace. Resta con noi, non ci lasciar la notte mai più scenderà. Amen.
sempre sia lodato. Andate in pace. Grazie. Buonasera, Ivan. Grazie Marcello del tuo servizio. Prezioso, eh? Come prezioso.